Complice l'arrivo inaspettato di un weekend con temperature da primavera inoltrata, lo scorso sabato è tornata la grande folla della movida tra i baretti di Chiaia a Napoli. Ma non è filato tutto liscio, infatti un 19enne intorno alle 3 è stato accoltellato a due passi da Piazza dei Martiri. Il ragazzo era talmente ubriaco da non saper spiegare cosa fosse successo. Quanto accaduto non è altro che il battesimo di una primavera di fuoco, e poi c'è la musica ad alto volume ben oltre la mezzanotte, con i parcheggiatori abusivi che non lasciano Riviera di Chiaia. Le multe ai gestori dei locali a poco o niente sembrano essere servite. I comitati e i residenti chiedono più controlli, telecamere e forze dell'ordine. Questa volta un accoltellamento, da quello che appunto mi è stato riferito pure dai residenti, sembrerebbe essere senza causa. Due coltellate ai glutei a una persona che dichiara sostanzialmente di non aver avuto nessun altercato. Causa probabilmente l'uso di sostanze, anche di alcol, in modo assolutamente massiccio. Dobbiamo trovare il modo di impedire che ci sia un affollamento così rilevante di persone, che poi non fa bene neppure al commercio. E intanto le cose non sono andate meglio nel centro antico, due irpini nel mirino degli scippatori. Ad avere la peggio un 31enne di Avellino, accerchiato e percosso per sottrargli il telefonino di ultima generazione. È successo in piazza 7 settembre intorno alle 3:30 tra sabato e domenica. Solo poche ore prima una 18enne è stata scippata del cellulare in via Mezzocannone. In manette due giovani di 19 e 17 anni.